E un buongiorno a tutti qua in Tria del Condotto Marcuzzo 94 in Tria. Allora, nel livello precedente molto piccolo abbiamo sconfitto Sam nuovamente. Allora, dobbiamo entrare in questa specie di teschio e per farlo dovremo saltare per di qua. Se ricordate nel livello del Medioevo, quando ho preso il libro del Mago Merlino, mi ha dato la formula del salto, che infatti ci serviva per aprire il prossimo livello. Ok, perfetto. Come avete visto, ho fatto girare questo e si è aperta la porta. Comunque, molti mi chiedono come si fa a prendere l'effetto, cioè la formula della musica. Allora, aspettate, ve lo spiego ora. Prima vediamo il video. In questo livello siete un po' costretti a vedere il video se volete sapere la combinazione per aprire la caverna. Quindi ve lo dovete vedere per forza. Cioè, i pali di legno sono più grandi di Sam. Cioè. Poi è così coglione che non lo vede a Buzz Band. Ok, allora, il suono la formula della musica si dovrebbe guadagnare nel secondo livello del Medioevo, quando saremo inseguiti dalla strega. Infatti sarà uno dei livelli che si troverà più avanti, poi ve lo faccio vedere. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Perfetto. Questo livello è un po' grandino, cioè grandino nel senso rompo un po' i coglioni sto livello. Allora, bene, questo l'orologio lo prendiamo se riusciamo a fare illuminare tutte e quattro le direzioni della rosa dei venti, diciamo così, nord, sud, eccetera, eccetera. Allora, sto livello un po' lo odio perché rompe i coglioni. Allora, come tutti i livelli dopo tutto. Ma ci sono gli scorpioni, che non confondiamo con gli scorpion che sono i cantanti metal. Attenti che qua è facilissimo cadere, ve lo dico in partenza. Se non saltate nella posizione giusta cadete. Allora, che devo fare? Ah, sì, le scale. Oh, cavolo che mi prende. Poi sono viola, va. Sono pure questi granchi emo. Ma quello bastardo. Muore. Allora. Una carota, vai. Comunque in questo livello ci servirà anche un'altra formula che si troverà, diciamolo così, tutte le formule magiche si trovano nel mondo del Medioevo, tutte le formule si trovano là, quindi non vi preoccupate, tutte, tutte, tutte. Quindi se sbloccate un livello nel Medioevo siete sicuri che andate a sbloccare un'altra formula magica. Allora, mi sembra di andare qua. Ok, è che per andare nell'altra parte dobbiamo, come avete visto, sollevare tutte e due le piattaforme. Allora, qua è facile, qua dobbiamo fare stancare il nostro amico, ammazzarlo. Forse aveva. Ah, niente, perfetto. Ok. Anzi, sto facendo prima del solito, in questo livello ci metto sempre tanto tempo a finire. Come avete visto, abbiamo sbloccato, cioè abbiamo fatto sollevare tutte e due le piattaforme. Ora qua dobbiamo andare a fare un giro lungo 80 metri. Prima che si sveglia quel coglione là, che non si dorme sul lavoro, se lo possiamo definire lavoro questo. Si è svegliato, lo sapevo, lo sapevo. Ah, non sapevo che si poteva ammazzare con la torcia, non lo sapevo. Vabbè, meglio così. Ok, siamo a due. Andiamo a fare il terzo. Il quarto voi vi chiedete dov'è, ora ve lo faccio vedere. Anch'io mi confondevo da piccolo, dicevo dove cazzo è. Vabbè. Ok. Questo qua ci servirà ad aprire il cancello che c'è fuori la caverna.
questi granchi di merda non mi fanno perdere, ok? Tanto è necessario ammazzarli. Ok. Come avete visto, e qua c'è l'altra luce da accendere, cioè non mi ricordo che è il sud, l'acqua. Sembra un gioco più di geografia che di avventura, guarda. Ok. Non è necessario ucciderli se volete rompervi coglione. Cioè, è necessario, così almeno siete sicuri di arrivare sani, però come YouTube mi dà tutto sto tempo, io faccio così direttamente. No no no! Vaffanculo! Sono caduto. Vabbè, pazienza. Io li uccido, vaffanculo. Vaffangulen, ve lo dico in tedesco, ya! Yeah. Allora, spero di non cadere di nuovo come un coglione, comunque. Dai, 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 dai. Perfetto. Fatto. Ok, possiamo andare avanti. Qua non ci dovete ritornare più, se non dovete ritornare solo per prendere la sveglia, che vi faccio vedere come si prende. Come vedete il sud è spento. Come si accende? Come vi ho detto prima, mi sembra che ve l'ho detto, qua c'è l'altra luce da accendere. Mettetevi in testa che questo qua non si può ammazzare, è invincibile, vi faccio vedere. Allora, voi lo fate stancare. E non si stanca, cioè si sveglia subito, proprio perché è invincibile. Quindi mettetevi in testa che questo qua non lo potete uccidere, né ora né mai. Ok, perfetto, abbiamo acceso tutti. Ora posso andare a prendere l'orologio. Io onestamente preferisco l'orologio rosso che quello giallo là. Allora, ritorniamo indietro e ora dobbiamo andare ad aprire l'altro lato. E vi faccio vedere come. Non è una cosa da professionisti, non mi preoccupate. Cazzo ridi. Ma che al negozio va? Truffa, non lo so, bastardi, truffa, porta gli orologi comprati al negozio d'antiquariato, non lo so. Porta gli Bing Bang, se gli porti l'orologio quello che c'è nella Torre d'Inghilterra, a Londra, mamma mia. Sblocchi tutti i livelli, tutti a un colpo. Allora, questa è la formula delle apriti sesamo, si troverà nel livello dove c'è la neve nel Medioevo. Comunque, andiamo a fare qua. Ah, sono stato un po' coglione in effetti. In poche parole qua ci dobbiamo nascondere. Che cavolo, minchia. Che palle, oh. Eh? Dobbiamo camminare lenti tutto il tempo qua. Ok. Tutto questo per una cosa di lenti. Allora,